Ragazzi, tralasciando il cappello, adesso siamo in viaggio direzione Piombino, perché inizieremo a fare la, appunto, ci aspettano 4 ore di viaggio, ragazzi, per arrivare fino al porto di Piombino, perché poi iniziamo la nostra esperienza in barca. Infatti abbiamo la macchina completamente piena di roba. Ho comprato il panino con i crauti e l'uovo sodo dal benzinaio. Grandi emozioni. For power. Qua si continua, ci troviamo in località, non lo so, abbiamo superato Bologna, siamo verso Firenze, siamo in Toscana, ragazzi. E qua si prosegue, mancano 62 km, alla... no. 62 km al distributore di metano. Aspetta che sono un po' in... abbassa la videocamera, che sono un po' ok. Puntava il soffitto. Un'ora e 40. Esatto. E il frontone. C'è il joystick, se vuoi abbassare, o anche manualmente. E niente, ragazzi, appena arrivati ci pigliamo subito il letto, buttiamo, fracchiamo le robe in freezer, che non c'è in frigo, roba da bere. E iniziamo a giocare a giochi in scatola. Beh, subito arriveremo già a mezzanotte, quindi sarà già ora di andare a letto. Sì, no, infatti stasera partiamo domani mattina in barca, stasera dormiamo solo in barca, così i ragazzi qua si abituano un po' a stare in cambusa, a stare sotto coperta, a sentire non so, il vento, che cazzo ne so. Esatto, lei. E niente, ragazzi, si prosegue. Giulio, vuoi fare una dichiarazione? Oddio, no, non voglio, ciao. Quindi questo è tipo grasso di maiale? Spelle di maiale, cotenna. Buonissima. Niente, ragazzi, poi con una pausa dobbiamo farci il metano, perché sennò qua non si va avanti. Siamo a Firenze, tra Firenze e Pisa. Da un'ora e mezza dovremmo esserci. E siamo arrivati alla marina. Attenzione, ragazzi, adesso ci mettiamo qua a scaricare, parcheggiamo, e a momenti dovrebbe arrivare anche il chicco da là. Ragazzi, voi siete costumi in romanza. E siamo con loro, esatto, no, sì. No, lo spiego loro. Ciao, merdaggi! Eccoci qua! Oh! Dove pensate di andare voi? Del passaggio, io non lo so, qua è posto. Oh. ci siamo. Ciao, bro. Eccoci qua, ragazzi, arrivati. Ma che roba. 13 metri di puro camper. Ecco, adesso cade subito. La prima roba che guarda è l'asse. Cade subito in acqua. Ora. E allora, ragazzi, abbiamo un bel po' di alcol da portare dentro. Eh sì, un bel po'. E con molta calma, perché qua sennò facciamo il volo da paperissima sprint. Ma con 40 kg di birra. Ah? No, passa, la spontaneità. Oh, ragazzi, siamo entrati, questo abbiamo giusto un pochino di robe da bere. Giulio sta subito vedendo la cambusa. Guarda che bella che è. Eh sì, col gimbal. Esatto. Abbiamo una stanzetta qua, stanzettina lì, qualche bagnetto. Oh. Ah, ragazzi, tanto vi appoggio qua. Proseguiamo il tour. Allora, a fianco alla cucina, qua abbiamo due stanzette da letto. E vediamo se riusciamo ad accendere la luce. Questa è una, e qua mi pare, qua è l'ingresso per il bagno, che si entra solo da qua, top. Qua c'è un altro bagnetto, anzi no, questa è la doccia, e qua c'è un'altra stanzina. Ho un cavatappa. Ah, no, cazzo. Di dentro. Questo ti tiene caldissimo, poi con la termica sotto. Le fedele io non l'ho portata. Neanche io. Ma avete il sacco a pelo? No. Ne aprite, mettete uno sotto, ne aprite l'altro, mettete l'altro sopra. Mamma mia. Ma poi c'è che di solito ti porta. Comunque, signori, qua abbiamo il paiolo di Asterix e Obelix. Guarda che roba. Che adesso portiamo fuori. È
mi spiace, vedrete le mie mutande in bella vista. Ah, dai, sono tutti i suoi posti. Sì, però c'è un po' di... Perché, tipo, tranne quelli che ci sono adesso, per esempio, no, che plastiche... Le supervisori, uno a Lisbona, uno a Trento. Claudia? No, Gilla, Gilla, salute. Ma dai, basta, non ti dici. No, perché c'è un fashion. Aspetta, aspetta, Gilla, Gilla. Buoni, buoni. Gilla. San Giovanni, Paolo, te, il secondo. Ah, l'avete scoperto chi è? È un papa. Giovanni XXIII. Chicco? Una volta ci ricordo. Maschioni. Swag barca, swag barca. Io ho messo... Oh ragazzi, oggi video molto breve, a dire la verità, perché appunto abbiamo avuto queste 4 ore e mezza di macchina che mi volevo ammazzare perché stanco morto, stanotte ho dormito 4 ore. E arrivati qua, il piano era partire già stasera con appunto le barche che sono ormeggiate lì per il momento, ma purtroppo, visto che in questi giorni qua ha diluviato e c'è stato uno dei fiumi qua vicini che... e ha sfondato le barriere, quindi c'è la possibilità che qua nel mare ci siano tronchi o altre miserie varie. Non possiamo partire stasera, partiamo domani mattina alle prime luci alle 7, quindi ora è 1:30, quindi potete già immaginare il mio entusiasmo. Però io non sono lo skipper, quindi posso anche dormire un po' di più. Anzi, cazzata, perché apparentemente la cabina che abbiamo preso è... al vano motore, e quindi per accenderlo devono entrare da noi. Una merda, non so neanche perché è stata scelta quella cabina. Non importa, ragazzi, molto entusiasmo. Domani sarà una giornata all'insegna sia dell'alcol che della pioggia che dell'entusiasmo che porteremo noi durante la giornata, e quindi sicuramente sarà un video un pochino più attivo. Come sapete, a volte va bene, a volte va male, questa vita è tutti i giorni. No, ho filmato molto, semplicemente mi dispiace. Ragazzi, ci tengo anche a ricordarvi che voi per supportarmi dovete mettere mi piace, commentare, iscrivetevi al canale, iscrivetevi, non riesco neanche a parlare, sono così stanco. Sto sveglio da 20 ore, no, più di 20 ore, 21 ore, quindi potete immaginare, stanchino. Quindi mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, noi ci vediamo nel video di domani alle 11 della mattina, mi raccomando. Ah, in tutto questo oggi mi ho pure dovuto editare anche qualche video, perché se no non ce la faccio a pubblicarli tutte le 11 della mattina e io non voglio saltare neanche un giorno. E stiamo arrivando a 6 mesi di vlogs, quasi mezzo anno che faccio vlogs, importante, data molto importante. E quindi ragazzi, adesso torno alla barca e... anche perché io ho il telefono qua e il mio telefono è collegato alla cassa e quindi gli altri non stanno sentendo niente finché non mi avvicino. E niente ragazzi, non c'è neanche così freddo, non piove, si sta abbastanza bene. Cazzo, sono qua. Stavo sbagliando barca. Perfetto, saliamo senza cadere magari.